Era da quando l'ho vista la prima volta che desideravo di guidarla e finalmente monto su questa nuova Mustang Bullitt che è stata presentata in America al salone di Los Angeles, se non ricordo male, o di Detroit. Comunque è stata presentata lo scorso anno come tributo al mitico film Bullitt, in cui appunto la Mustang era protagonista. Se non conoscete il film andate a vederlo perché è veramente bellissimo. Vettura che si caratterizza per la presenza del logo Bullitt, per la presenza di alcuni elementi bruniti come ad esempio lo scarico, ma anche i nuovi cerchi da 19 pollici bellissimi a 5 razze con il bordino cromato, 275-40 dietro, mentre davanti abbiamo una misura leggermente più stretta con il 255-40-19 che nasconde una pinza Brembo a 6 pistoncini, bellissima, una pinza che morde ovviamente un disco generoso per quanto riguarda le dimensioni, e anche nella zona frontale cambia perché sparisce il logo del cavallo, quello tipico della Mustang, per fare posto ad una calandra che è completamente a nido d'ape con il bordino cromato, e come al solito sotto troviamo uno splitter aerodinamico che permette a questa macchina di avere una miglior efficienza nella parte guidata. Ovviamente sotto c'è il V8 da 450 cavalli, non c'è l'EcoBoost 2003, e ci sono anche alcuni elementi che lo richiamano. Richiamano la presenza di questo motore, anche se sono finte, però queste finte prese d'aria sono molto fighe. Vettura bella, piccola presa di contatto qui all'M Sport. Adesso andiamo a guidarla in pista, appunto nel nuovo tracciato dell'M Sport, dove dopo proviamo anche quella. Ok, scendiamo in pista a bordo della nostra Mustang Bullitt. Il circuito di prova della M Sport l'hanno appena aperto, il primo evento che fanno qui. È una pista che nasce per mettere insieme le esigenze di collaudo delle vetture da rally che produce M Sport, ma anche ad esempio le GT3 che appunto M Sport produce per conto della Bentley. Quindi Ford Motorsport e Bentley collaudano le loro macchine, mettiamola così, all'interno di questo facilities che è proprio di fianco l'azienda di Marco Wilson. È proprio di fianco l'azienda di Marco Wilson, e questo permette appunto uno sviluppo più efficace, ma soprattutto lontano da occhi indiscreti, anche di vetture stradali, perché mi dicevano che stanno sviluppando alcune varianti sportive sia di Ford ma anche di Bentley proprio questa pista. Devo dire che è molto carino come autodromo, è fatto veramente bene, tipicamente inglese, con tutta l'erbetta ai lati. E devo dire che anche qui, guarda come va fuori questa Mustang Bullitt, chiaramente è una macchina un po' pesante per tutti questi cambi di direzione, perché poi la pista mantiene ovviamente un tracciato abbastanza tortuoso, non è lunghissima, però comunque questo motorone sa il fatto suo. Sa il fatto suo. Senti come gira fino a 7500 giri, molto bello il cambio manuale a 6 rapporti, chiaramente il 10 rapporti ha un altro tipo di performance rispetto a questo, ma comunque questa vettura porta con sé una diciamo così, un modo di essere americana che è tipicamente Mustang, questo mega cambione, questo mega motorone e appunto questo telaio che comunque gira, fa le curve rispetto alla vecchia Mustang, però di fatto comunque mantiene sempre questa impostazione di pesi, distribuzione dei pesi, comunque di comfort, anche perché di fatto rimane una vettura GT con un motore da 450 cavalli, un peso abbastanza importante, un bilanciamento dinamico che ovviamente non è il massimo della vita per tracciati come questi, però comunque è una macchina che si guida molto bene, ricca di coppia e appunto con uno step avanti di sospensione, di telaio, di gestione del motore, di tutti gli altri elementi, che fa veramente la differenza rispetto alle Mustang del passato. Tanta roba, la riparcheggiamo e basta. Fine della prova, è durata poco, ma mi serviva appunto per farvi vedere il nuovo tracciato M Sport e per farvi vedere questa nuova Mustang Bullitt. Stop. Vettura molto bella, in listino da 56.745 euro, se non ricordo male, euro più euro meno, comunque devo dire veramente bellissima, entusiasmante, sicuramente una vettura di grande cuore che ovviamente in piste come queste non dà tutta se stessa, ma sa far godere con il suo mitico motore V8. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Viva la passione per l'auto, vi ringrazio per il tempo che ci dedicate, mi raccomando full gas sempre dove possibile ovviamente. Ciao!